Grazie Presidente. Solo per intervenire brevemente e per consegnare appunto il voto di astensione a questo ordine del giorno, per ribadire quanto sull'interpretazione della norma da parte della Regione Lazio, che la nostra sarebbe quella sbagliata. Peccato che questa interpretazione ci è stata fornita da una nota regionale, quindi un'interpretazione autentica della cosa. I consiglieri di opposizione si stupiscono sul fatto, sono indignati sul fatto che su 10.000-11.000 domande vagliate, 8.000 non sono state ammesse. Io invece mi stupisco sul fatto che appunto 8.000 domande erano doppie, triple, quadruple, gli stessi nuclei familiari in una situazione d'emergenza continuano ad avanzare e a levare i soldi a chi effettivamente ne ha bisogno. E mi preme ribadire in questa sede che appunto il contributo a queste famiglie è molto molto poco, questo non certo per colpa della Regione Lazio, ci mancherebbe altro appunto in quanto i fondi stanziati per la sola Roma andrebbero a coprire mediamente, o in una linea mediana, diciamo in un certo modo, circa 250 euro a famiglia, cosa che a Roma, che per chiunque abiti a Roma, in qualsiasi condizione sono insufficienti per la qualsiasi. Quindi ripetiamo, poi sull'interpretazione appunto su come andava applicata la normativa ci è stata data direttamente alla Regione Lazio con un'interpretazione autentica. Sulle dichiarazioni dell'ex dirigente del patrimonio e politiche abitative non mi esprimo perché semplicemente il fatto già di rilasciare dichiarazioni dopo aver abbandonato il Dipartimento, poi peraltro neanche sui politici, perché sai, sui politici li accetterei anche, siete brutti, siete cattivi. Più che altro si va a danneggiare il lavoro di un suo collega, che è il direttore del Dipartimento delle Politiche Abitative, che ha gestito lui la gestione, quindi lascio che si commenti da sola questa cosa. E in terza battuta, sui ritardi, sempre io continuo a dire, se si ripete una bugia una, 10, 100 volte, 20.000 volte, alla fine diventa la verità. La verità è che, come è emerso in quella commissione trasparenza, e appunto invito chiunque abbia curiosità ad andare a leggere appunto i verbali nero su bianco, emerge una realtà molto differente da quella esposta, che ci è stata poi rappresentata dagli uffici, quindi neanche a dire, sai, dall'assessorato o dalla parte politica X. Cioè, emerge chiaramente che il Comune di Roma è uno tra i primi ad aver erogato nel Lazio questo contributo. Ci sono comuni di 2.000-3.000 abitanti che ancora o non sono stati ammessi perché non hanno rispettato la procedura prevista dalla Regione Lazio, oppure non hanno ancora incominciato a derogarlo questo bonus affitto. C'è ancora tantissimo da fare. Siamo sicuri e siamo certi, anzi condividiamo anche noi l'ovvia richiesta delle opposizioni di dover potenziare il Dipartimento Politiche Abitative, che insomma è una richiesta ovvia, visto che appunto da quando è passato dalla gestione della Romeo Gestioni, non so chi se la ricorda, il Dipartimento è praticamente claudicante, e questa è la verità di Pulcinella che sanno tutti quanti. E tuttavia, nonostante questo, io credo che ci sia tanto da fare, ma credo che già quelle innovazioni alla partecipazione al bando, che poi ci hanno esposto anche a critiche, perché è vero che abbiamo pubblicato il bando con una settimana e mezzo di ritardo rispetto agli altri piccoli comuni, per il semplice fatto che noi abbiamo previsto la procedura telematica, mo motivo per il quale non ne saremmo usciti vivi da questa cosa, senza la quale, perché più della metà, e questo è conferma appunto anche dell'importo stanziato dalla Regione Lazio, più della metà delle domande le gestisce l'unico ente locale, Roma Capitale. Per cui consegniamo il voto di astensione a questo. Grazie.